Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Big Marto qui per voi, come state? Tutto bene? Siamo arrivati da poco a Firenze, precisamente a Incisa Valdarno, alla sede Olympians, sede NBFI. Abbiamo fatto la registrazione per la gara di domani. Proverò, come settimana scorsa, la qualifica per i nazionali di ottobre, questa volta per la federazione NBFI. Sono le due federazioni migliori per quanto riguarda il natural bodybuilding. Farò sempre la categoria Classic Physique, che come ben sapete si divide in small, medium e tall. Questo sempre in base a quante persone partecipano, in base all'altezza, poi verremo smistati. Il viaggio è andato discretamente bene, abbiamo mangiato. Stamattina sono partito con un po' di gallette e 3 uova, poi mi sono fatto un po' di gallette e 150 grammi di pollo circa. Poi mi sono fatto 120 grammi di crema di riso con delle noci e del pollo. Oggi siamo a 300 grammi di carbo, 50 di grassi, proteine 230. Stiamo ricaricando un pochino di più rispetto a settimana scorsa, perché settimana scorsa ero veramente distrutto, vuoto, e sul palco non avevo ottime sensazioni. La condizione è leggermente migliorata, ovviamente c'è ancora tanto da lavorare, però comunque questa settimana comunque abbiamo fatto un qualcosina in più. Ora, ultima sessione, andiamo su nella palestra NBFI, una palestra molto molto carina dove ci sono stato l'ultima volta, se non sbaglio, 3 anni fa. Let's go. Ci siamo ragazzi, siamo all'allenamento, vedete la palestra è sempre molto ben fornita, ci sono un sacco di macchine lì, la zona un pochino più power. Oggi facciamo un po' di pumping, faccio tutto upper body, non faccio le gambe, 2x20, un pochino così a sensazione, per stare un pochino in movimento, fare qualcosa. Iniziamo con 2 esercizi un pochino più complessi, poi andiamo a isolamento. Magari cerchiamo dei macchinari che mi permettano di isolare per bene. Quando ho i macchinari cerchiamo di sfruttarli. Ok raga, iniziamo con una chest press, 2x20, abbastanza leggero, e un movimento lento e controllato, focus sulla contrazione. Questi ultimi momenti sono abbastanza importanti, dobbiamo portare il muscolo quasi allo sfinimento, non dobbiamo stancarlo troppo, sennò domani non siamo tonici, magari rischiamo di trattenere un pochino d'acqua, però dobbiamo cercare di fare un allenamento più depletivo possibile, in modo tale che poi la ricarica rientri all'interno delle cellule e esplodiamo. Esercizi di petto fatti, adesso facciamo 2 esercizi per la schiena, lat machine, e poi faccio un pulley con una presa leggermente più larga, anche qui un bel movimento. Eccoci qua raga, allenamento terminato, qualcosa di molto veloce, easy, semplice, tanto oggi non fa la differenza, adesso faccio un check della condizione, un po' di posing. Raga, post workout, pollo, patate 300 grammi, 1,5 grammi di sale. Questo ragazzi, Rebecca sta per guadagnarsi il matrimonio. Attenzione. Ora raga, abbiamo iniziato, ci stiamo mallando, il mallo praticamente. E questa cremina qua che ha un effetto più estetico sul palco, con le luci, una resa migliore, si può utilizzare solamente in NBF. In NBF invece ti fanno usare o il Protan classico oppure puoi fare la spruzzata. Pre-palco, come è stato gestito? 2 ore prima di salire ho mangiato 6 gallette con del burro d'arachidi, 3 grammi di sale e poi del potassio. Dopo, quando ci avviciniamo un pochino, pre-palco, un po' di miele, un po' di zuccheri, l'altro sale, altro potassio. Mi sento, penso, discretamente meglio rispetto a settimana scorsa, non lo so. Allora raga,
ora tra un'oretta circa saliremo sul palco, ci siamo ammallati, ci siamo colorati e tutto, ora un pochino di rest come solito pre-palco, poi iniziamo con il pumping, andrò a mangiare qualcos'altro proprio nel momento pre-pump con altre due gallettine con del miele, un po' di sale e del potassio. Dopodiché, proprio prima di salire sul palco, magari mi faccio una bustina di sale oppure ancora un pochino di miele. Vediamo un pochino in base alla condizione, alla situazione, un po' come mi sento. Oggi sono abbastanza tranquillo e niente. Mi piacciono questi ambienti, mi diverte, mi piace gareggiare, quindi diciamo che è l'arrivo di un piccolo percorso. Ovviamente come va, ci sono ancora tantissimi anni da stare sotto la ghisa per migliorare, per portare sempre più qualità, più muscoli, più tiraggio, più tutto, più consapevolezza sul palco, anche fare tutte queste gare qua. Ci sta, perché comunque ti riabitui, erano anni che stavo fuori dalle competizioni, quindi ritornare sul palco ti permette di riprendere più confidenza con le pose, con la routine, con la durata di una gara, e quindi ti abitui e sai quello che ti può aspettare. Il numero 36, Martorelli Mattia da Milano. Un applauso anche per lui. E poi per la categoria dicevamo Man Classic Physique. Quarto, 12 a destra. Quarto, 12 a destra. Quarto, 12 a destra. Quarto, 12 a destra. Ancora quarto, 12 a destra. Fossa del tuo muscoloso. Relax. Prendi Mattia, sempre per la categoria del classico fisico per Tolla, che viene da Milano e ci fa vedere la sua routine. Prego. Adesso andiamo sul podio, al terzo posto, quindi sul gradino più basso. Si classifica il numero 36, Martorelli Mattia. Medaglia di bronzo per lui, oltre alla tesoro di partecipazione messa al collo da Anna Searcher. Foto di rito. Eccoci qua, raga. Siamo tornati a casa. Questo è il passo che mi concedo pre-cena. Stasera si è riusciti a trovare un posticino, uno dei nostri preferiti per quanto riguarda la pesce, top, veramente. Prima post-gara abbiamo mangiato un'insalata, ora mi mangio questo, un po' di proteine, un po' di grassi perché bisogna stare bilanciati, e dell'anguria che è da tantissimo che la sognavo.
Pensate che la prima cosa che mi sono mangiato post gara è stata l'insalata, perché avevo una voglia di freschezza pazzesca. Che dire, ci siamo qualificati, sono contento, terzo posto, ci sta, ve l'ho detto, non mi interessava arrivare primo, l'unico obiettivo era qualificarmi, infatti sono molto tranquillo, so che dovrò fare un'altra gara con la UNBF e oggi mi rilasso, domani e dopo sto un pochino più sul pezzo, poi partiamo e se volete vedere il nostro viaggetto, un viaggio molto interessante, vi consiglio di seguirmi su Instagram, @martorelli, lì potete vedere tutte le cose, anche lì chiaramente manterrò un certo focus, anche perché la vacanza è stata organizzata in un determinato modo, con la scelta degli hotel, proprio perché sapevo che avrei comunque portato avanti la prep, però allo stesso tempo mi concederò qualche sfizio, non troppo. E sono contento, sono soddisfatto, sono felice, 1/2, non 2/2, non 0/2, a metà. Ora comunque focalizzati, raga, vi auguro buone vacanze, agli eter, a quelli che continuano a dire non eri pronto, non eri qua, non eri là. Vi dovete riguardare i video dall'inizio di questa prep, dall'inizio di Cut, dall'inizio della serie Cut, lo dico ogni volta, ogni santissima volta, non sarei arrivato nella condizione perfetta, ma avrei provato comunque le gare per qualificarmi. Cioè, è difficile veramente conversare con un certo tipo di persone. Cioè, avete proprio dell'assio dentro. Lo so che devo migliorare sulla durezza, sullo spessore della pelle, sulle braccia, sulle spalle. Purtroppo, nel senso, lo so, pian piano. Non è che ogni volta dovete commentare i video. Raga, ora mi godo questo. E alla fine sono anche felice perché non c'ho quella foga di mangiare schifezze post-gara. Non so perché, anche se le ultime 2 settimane sono state praticamente zero carbo sempre. Sono sereno. Questo è importante. Come al solito, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. E non perdetevi i prossimi video perché saranno molto carini, non saranno dall'Italia, saranno dall'estero, saranno diversi, quelli che vi piacciono durante il viaggio, l'allenamento, vedete? Vi porterò tanti bei contenuti, come al solito, stay grossi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao guys!